18 sanzioni per bagni vietati in città nel primo bacino del lago di Como in 3 giorni. È quanto emerge dai dati della polizia locale, ossia dal 10 al 12 giugno, giornate con temperature estive e con un elevato numero di turisti. Il divieto di balneazione non è sufficiente. Molte persone continuano a immergersi per cercare un po' di refrigerio e le forze dell'ordine da settimane hanno potenziato i controlli. Tra fine maggio e inizio giugno, è noto, 2 ragazzi sono annegati dopo un tuffo nelle acque dell'Ario. Il bilancio della polizia locale parla anche di 93 auto in sosta vietata in Viale Geno. Parallelamente, proseguita l'attività della squadra nautica della Polizia di Stato nel fine settimana, oltre a richiamare appunto alcune persone che si erano tuffate, sono state elevate sanzioni ai natanti. Multate 4 imbarcazioni perché sotto costa, nello spazio interdetto alla navigazione, verbali in questo caso da 120 euro l'uno. Un'altra imbarcazione si è vista consegnare una multa dall'importo ben più elevato, 2.500 euro, perché si trovava nella pista degli idrovolanti. Gli agenti hanno infine elevato una multa da 300 euro ad un natante che non aveva l'assicurazione al seguito.